Innanzitutto, buonasera e grazie agli amici di karateka.it per questa possibilità che mi è stata data di contribuire in questo periodo molto particolare alla karate a distanza. Voglio prima di iniziare ricordarvi una cosa. Che le arti marziali, il karate e tutte le arti marziali richiedono una disciplina costante, richiedono una forza interiore costante, una volontà molto molto forte e ricordiamoci, ragazzi, che le arti marziali rendono l'uomo forte e per questo motivo le arti marziali non sono un gioco, non sono uno spettacolo. Devono essere usate per sport, per divertimento e mai per gioco, mai per procurare ad altri dei danni. Veniamo a noi. Mi vedete in questa veste indossare l'abito tradizionale giapponese dei samurai. Voglio partire da una spiegazione molto, molto breve. Le arti marziali, tutte le arti marziali che noi conosciamo, derivano da quello che è il Bushido, il Budo, che è l'arte marziale, la tecnica di combattimento usata dai samurai. Che inglobava tutta una serie di tecniche, sia con armi sia a mani nude. Le tecniche con armi sono essenzialmente quelle più, diciamo, utilizzate, sono la spada lunga che è la katana, la spada corta che è wakizashi e il ventaglio da guerra. Le tecniche a mani nude erano tecniche nell'epoca feudale giapponese erano tecniche di emergenza ed erano tecniche che venivano usate sia indossando l'abito tradizionale giapponese sia indossando l'armatura. Per questo motivo queste tecniche comprendevano sia tecniche in grado di offendere l'avversario utilizzando i famosi atemi, quindi pugni, il taglio della mano, no? Gli shuto, i calci e via di seguito, sia tecniche che utilizzavano invece le leve, le famose leve sulle articolazioni ed erano utilizzate quando gli avversari utilizzavano l'armatura, perché l'armatura ovviamente poteva coprire tutto, ma non coprire le articolazioni. Da questo grosso compendio di sistemi di combattimento sono poi nati via via quando nell'epoca, alla fine dell'epoca Edo, fu impedito ai samurai di portare le spade, nacquero tutta una serie di stili di combattimento che sono tutti gli stili che noi conosciamo a mani nude, tra cui quello che più ci interessa e che io ho studiato fin da bambino, che è il karate. Perché gli amici di karateka.it mi hanno dato questa possibilità di fare un allenamento insieme a voi, perché le tecniche che adesso vi andrò a proporre, gli esercizi che vi andrò a proporre, ci fanno, non solo allenano in alcuni movimenti del karate, ma ci fanno anche capire alcune tecniche del karate da dove derivano. Per iniziare, di che cosa abbiamo bisogno? Di un pochino di spazio e di un Bokuto. Bokuto è la spada di legno. Se non disponiamo di un Bokuto, possiamo utilizzare per gli esercizi un qualsiasi bastone che troviamo in casa, magari per esempio il bastone della scopa o via dicendo.
assicuriamoci di avere spazio intorno a noi e sopra di noi, quindi facciamo prima delle prove per evitare di arrecare danni a oggetti o suppellettili. Stiamo sempre attenti a non arrecare danno ad altri, quindi mettiamoci in condizione che gli altri siano fuori dalla sfera di azione del nostro Bokuto o del nostro bastone e andremo subito a cominciare. Shizenire. Allora, come dicevo prima, voglio completare la descrizione, anche perché è anche bello che il praticante di arti marziali abbia un'idea delle tradizioni del nostro Giappone. L'abbigliamento tradizionale del samurai era costituito da una giacca, con un sottogiacca che si chiamava juban, da un pantalone e un copripantalone si chiama hakama. L'hakama tradizionalmente veniva usato come protezione per andare a cavallo ed è diventato poi via via simbolo dell'abbigliamento tradizionale. I samurai erano gli unici, era l'unica classe a cui era permesso di portare delle spade che avevano un significato per loro molto importante, perché si dice che la spada era l'anima del samurai, aveva un significato oltre che materiale, anche un significato meditativo ed un significato ascetico. La spada piccola, la spada corta è chiamata wakizashi, la spada grande è quella che tutti noi conosciamo come katana. Nel fianco destro della cintura, che si chiama obi, kaku obi, è una cintura nera lunga che serve per trattenere le spade, c'è il ventaglio della guerra, che era diciamo un po' un simbolo mistico, perché era utilizzato dai comandanti in battaglia per dare degli ordini, quindi per effettuare delle comunicazioni, con un codice che solo i guerrieri conoscevano. Poi sul ventaglio generalmente si riportava il proprio testamento spirituale, nonché il ventaglio poteva servire come estrema difesa, perché la sua armatura in ferro e non in legno come tutti immaginiamo, la sua armatura in ferro ne fa una potentissima arma in mani esperte. Nasce una disciplina che insegna, diciamo, ad utilizzare la famosa arte del ventaglio da guerra, che si chiama Tessenjutsu. Il primo esercizio che vorrei fare con voi è quello di cominciare, come al solito, con un poco di riscaldamento. Seguitemi e cominciamo la prima fase di riscaldamento. Allora, cominciamo il nostro riscaldamento e cominciamo con dei saltelli laterali, quindi aprendo le gambe e contemporaneamente le braccia, quello che viene chiamato jumping jack. Ne faremo 20 in ripetizione, seguiti da 20 jumping jack a braccia aperte. E cominciamo subito,
e perfetto ragazzi, facciamo un poco di recupero attivo. Adesso ci poniamo nella posizione che noi tutti i karateti conosciamo, che è Kodachi, e al mio via porteremo un piede indietro fin quasi a toccare con il ginocchio a terra. Lo faremo 5 volte per gamba destra, 5 volte per gamba sinistra. Se volete potete tenere le mani avanti per bilanciare l'equilibrio. Pronti? Via! Ichi! Ni! San! Shin! Go! Ro! E ich mi san chi go. Ok, adesso faremo la stessa cosa partendo da Aikodachi e portando però questa volta il piede in avanti e scendendo fin quasi a toccare col ginocchio a terra. Mani sempre tenute avanti per bilanciare. E pronti? Via! Hitch! Mi! San! Chi! Go! Cambio gamba! Hitch! Mi! San! Go. Ok, sempre posizione di Aikodachi lievemente più allargata, braccia in fuori, rotazione delle braccia prima in un senso poi nell'altro, 10 volte ich ni san chi go ro sich hash go jo, inverso ich ni san chi go ro sish hach go giù. Mani che tengono le spalle ed è hich ni san chi go ro sish hach go giù, all'inverso hich ni san chi go ro sich hash go giù. Adesso esercizio chiamato lancio delle dita. Quindi che cosa faccio? Stendo le mie braccia come se volessi lanciar via le dita dalle mani. Ok? Lo faremo in tutte le direzioni. E andiamo con lancio delle dita in avanti. E hich, ni, san, chi, ro, sish, hash, go, giù. In alto. Hich, san, chi, go, ro, hash, go, giù. Di lato. Hich, ni, san, go, ro, sish, hash, go, giù. In basso. Hich, san, chi, go, ro, hash, go, giù. Perfetto. Adesso andremo a fare... Ok ragazzi, adesso andremo a fare un poco di mobilità, quindi gambe divaricate, mani in alto e scendiamo giù abbandonandoci però per 10 secondi, ok? Quindi si può fare o con le mani in alto o tenendo le mani, le braccia dritte oppure scendendo
semplicemente in questa posizione per 10 secondi, via, ed è Ich, Ni, San, Chi, Go, Rock, Sich, Hash, Go, Jo. Partiamo da questa posizione per metterci in Kibadachi bella ampia, quindi piedi paralleli tra loro che guardano avanti, gambe divaricate, ginocchia piegate con la punta del ginocchio che va a toccare quasi la perpendicolare alla punta dei piedi, in questo modo. In questo modo. Allora, Kibadachi. E ci spostiamo il peso senza cercare di muovere, cercando di lasciare immobile il tronco, spostiamo il peso da una gamba all'altra. Hitch, Ni, San, ok? 3, 2, 1 ed è Hitch, Ni, San, Chi, Go, Ro, Si, Ash, Go, Giù. Ancora. Hitch, Ni, San, Chi. Forza, forza. Spostiamo bene il peso. Giù. Ancora. Ni, San, Chi. Spostiamo bene il peso sulla gamba. Ash, Go, Giù. Perfetto. Adesso andiamo a fare ancora una mobilizzazione articolare con un piede davanti all'altro, in questo modo, e scenderemo in questo modo per fare stretching della catena posteriore. 10 secondi. Cerchiamo di tenere le gambe ben tese. Cambiamo piede, quindi adesso destro davanti al sinistro. Perfetto. Se avete avvertito una carenza di equilibrio è normalissimo, perché stiamo andando a fare uno stretching intenso della catena posteriore. Adesso andiamo a mobilizzare un poco le anche, mani, quindi gambe leggermente piegate, sempre in una posizione di aikodachi, mani sui fianchi all'altezza della nostra cintura, ed è Ich, Ni, San. Movimenti circolari, prima in un senso e poi nell'altro, movimenti ampi. Si dice. Giù. Al contrario. Cercate di muovere poco il tronco e il bacino che si muove. Adesso mani sulle ginocchia, sempre. Cambiamo senso. Perfetto. Recuperiamo un momento. Non mi approfondisco con altri esercizi di riscaldamento e di preparazione atletica, quali possono essere quelli per preparare il core, cioè la muscolatura addominale, la muscolatura lombare, il dorso, perché sicuramente avrete modo di vederne, perché sono la base del karate. Preferisco adesso passare agli esercizi che utilizzano il Bokuto. Restate con me e cominceremo gli esercizi che prevedono l'uso del Bokuto. Allora, eccomi ritornato con voi dopo qualche secondo di pausa per riprendere le mie spalle. Allora, un'ultima curiosità. A qualcuno potrebbe venire in mente
il significato di questa cordicella. Allora, questa cordicella si chiama Sageo ed è a due scopi. In primis si pensava fosse una semplice assicurazione della spada ai legacci dell'acama. Ma poi personalmente ho trovato su un antico testo giapponese un altro invece uso pratico del sageo, che era quello di laccio emostatico. Quindi il sageo veniva portato sia come assicurazione della spada o delle spade ai legacci dell'acama, sia assolveva alla funzione di laccio emostatico in caso di bisogno. Ok, allora prendiamo il nostro bokuto o bastone e cominciamo da un fondamentale, l'impugnatura della spada, del bokuto in questo caso, o del vostro bastone. Ripeto, se non abbiamo un bokuto possiamo utilizzare tranquillamente un comune bastone che abbiamo in casa. L'impugnatura ci porta sempre con la mano destra superiormente posta sopra, quindi la mano destra posta sopra alla mano sinistra, in questo modo, tenendo un'impugnatura dolce, quindi non esercitando una tensione muscolare nel tenere il bokuto, e creando un'angolazione, in questo caso diciamo di circa 30 gradi, tra l'asse del nostro braccio polso e il manico del bokuto o della vostra o del vostro bastone. Non utilizzo qui i termini tecnici perché sennò non ci capiremo. Allora, nel modo di impugnare il nostro bokuto, ci alleneremo innanzitutto alla tecnica del taglio. Allora, il taglio con la spada giapponese non è effettuato utilizzando la forza del corpo e le due mani bloccate, ma il movimento del taglio avviene utilizzando una rotazione delle due mani. Quindi la destra, quindi quella sopra, spinge avanti, quella sinistra spinge indietro. In questo modo noi effettuiamo il taglio con la spada giapponese. Quindi la destra spinge avanti, la sinistra spinge verso di noi. Quindi crea questo movimento. Allora, partendo dalla posizione di base, per 10 volte faremo questo movimento di taglio. Ricordatevi, la destra spinge avanti, la sinistra spinge indietro. Per fare questo faremo come primo esercizio un esercizio in cui con la sinistra terremo fermo il bokuto e solo con la destra spingeremo avanti. Quindi sinistra ferma, appoggio la mano destra, tengo ferma la sinistra e 10 volte spingo. Pronti? Partiamo. Hajime, ich, ni, san, chi, go, ro, sich, hash, go, jo. Adesso faremo l'esercizio contrario. Quindi tireremo con la destra, rimarremo fermi e tireremo su con la sinistra. La posizione che utilizziamo è una posizione naturale, quindi non è richiesta una posizione particolare in questo momento, quella che ci viene più naturale. Quindi destra ferma, tireremo solo su con la sinistra, pronti, via. Hich, ni, san, chi, go, ro, sich, hash,
tenere sempre la schiena dritta, le spalle ben dritte. Adesso proviamo a fare l'esercizio di taglio utilizzando tutte e due le mani. Quindi partiamo dalla posizione sempre, da una posizione sempre naturale, l'importante è schiena dritta, spalle dritte, ed è Hich, Mi, San, Chi, Go, Ro, Sich, Hash, Go, Jo. Rifacciamola ancora, de Hich, Mi, San, Chi, Go, Ro, Sich, Hash, Go, Jo. Adesso combiniamo questo esercizio con il movimento. Quindi effettueremo questo esercizio, partiremo da una posizione che tutti noi karateki conosciamo, che è Zenkutsu Dachi. Quindi partiremo da questa posizione, effettueremo un taglio con il Bokuto, avanzeremo, ok? Quindi cambiando la gamba di appoggio ed effettueremo un altro taglio con il Bokuto. Quindi partiamo da Zenkutsu Dachi, gamba sinistra tiene la maggior parte del peso corporeo, effettuiamo il nostro taglio, spalle sempre allo stesso livello, cambiamo l'appoggio avanzando con la gamba destra e effettueremo un altro taglio. Senza continuare ad avanzare, torneremo indietro. Allora, prendete posizione. Allora, combiniamo adesso il movimento con un'avanzata, taglio, indietreggiata, taglio, avanzata, taglio, indietreggiata, taglio. Lo faremo 10 volte a partire da adesso. Pronti? Hich, Mi, San, Chi, Go, Ro, Sich, Hash, Go, Jo. Molto bene. Allora, se siete riusciti a fare questo esercizio, potete passare all'esercizio successivo. Chi non è riuscito a fare questo esercizio potrà concentrarsi per tutto il tempo che gli serve su questo esercizio, e poi il video che verrà lasciato sempre a disposizione potrà proseguire poi con gli altri esercizi appena memorizzato questo esercizio di base. Un altro modo che possiamo sfruttare di questa particolare lezione con la spada giapponese è quella di allenare gli spostamenti. Quella di allenare gli spostamenti sia laterali, quindi sia questo tipo di spostamento, sia lo spostamento circolare. Nelle arti marziali tradizionali, soprattutto nella spada tradizionale giapponese, l'obiettivo principe è quello di mantenere sempre una centralità. Quindi l'obiettivo principe è sempre quello di muoversi in maniera centralizzata rispetto agli attacchi. Questo perché la circolarità dei movimenti mantiene una centralizzazione dell'avversario rispetto, quindi una centralizzazione di Uke rispetto a Torii, e permette di meglio utilizzare
le tecniche di taglio. Allora, nell'esercizio che segue vi proporrò il fondamentale di taglio dopo aver effettuato uno spostamento laterale. Partiamo dalla posizione di Zenkutsu Dachi, quella classica del karate, nella posizione di base della spada, che è questa con la spada inclinata di circa 45 gradi, la parte finale del manico del bokuto della spada o del vostro bastone all'altezza dell'ombelico. Da questo movimento, da questa posizione, effettueremo un primo movimento a sinistra seguito dal taglio. Una cosa importante è seguire la mia numerazione, perché così alleniamo anche la risposta e i riflessi rispetto ad una minaccia. Quindi non effettuate le ripetizioni seguendo il vostro ordine, ma seguite la mia numerazione. Quindi appena io dirò Hich, effettuiamo subito il movimento con una pronta risposta, Ni, San e via di seguito. Pronti? Posizione di Zenkutsu Dachi, peso va per la maggiore sulla gamba avanzata, spada inclinata di 45 gradi, in questo modo, manico all'altezza dell'ombelico distante un pugno, e l'esercizio sarà questo. Hich! E ritorneremo al nostro posto. Ni! E ritorneremo a posto. Pronti? In posizione. Via. Hitch. E ritorneremo. Mi. E ritorneremo. San. E ritorneremo. Go. Un consiglio: evitate Zenkutsu Dachi troppo ampio, perché sennò riduciamo il tempo di risposta nello spostamento. Ro. E ritorniamo. Sic. E ritorniamo. Hash. E ritorniamo. Go. E ritorniamo. Cho. E ritorniamo. Adesso faremo questo esercizio con gamba destra avanzata. E quindi il movimento sarà opposto e sarà Hich. Pronti? Via, Hich. Cerchiamo di tenere sempre schiena dritta, spalle ben dritte. Ni. San. Ci. Go. Ro. Si. Hash. Go. Bene, ritorniamo nella nostra posizione e adesso passeremo ad una fase successiva.
La fase successiva del nostro allenamento di oggi sarà l'esercizio che ci permetterà di effettuare un taglio diagonale. Questo esercizio è molto importante per i karateki, perché questo esercizio è l'esercizio propedeutico che ci insegna il movimento circolare. Quindi partendo per esempio da una posizione di Kibadashi, Kibadashi ricordiamolo per chi fosse ancora all'inizio, per i principianti, Kibadashi è piedi paralleli che guardano avanti e le ginocchia flesse, tenendo il peso 50% su una parte e 50% su un'altra parte. L'esercizio di taglio è quello che poi i karateki nel karate si usa portare con il colpo, no? Quindi accompagnare il colpo con il movimento del dorso per aumentare la velocità e l'efficacia del colpo. Questo movimento viene ripreso nel karate, viene ripreso dal movimento di taglio della spada giapponese. Nel movimento di taglio della spada giapponese, partendo sempre da Kibadashi, quindi siamo ai fondamentali, Bokuto o bastone inclinato di circa 45 gradi da un lato e lentamente effettuo un taglio in diagonale, sempre lavorando col movimento della mano e scendendo in diagonale, per accompagnandolo con un'ampia rotazione del dorso. Stessa cosa dal lato sinistro, quindi parto in questo modo, effettuo un taglio diagonale, facciamo sempre movimenti lenti, per terminare in questo modo, accompagnando il taglio con un movimento del tronco, un movimento circolare del tronco. Ed è lo stesso meccanismo che noi effettuiamo, no? nel portare il colpo, quindi nel portare l'atemi, un pugno in avanti, imprimendogli più forza. Lo vediamo in molti kata del karate, questo tipo di movimento, ed è un movimento propedeutico molto importante, soprattutto per massimizzare l'elasticità e la potenza di colpi come il Jakutsuki. Jakutsuki, ricordiamo, è il pugno inverso, quindi il pugno portato con il movimento circolare del corpo. Per cominciare questo esercizio, quindi, cominceremo dalla posizione di Kibadashi. Primo step, spada o bokuto o bastone in questo modo. Secondo step, taglio in diagonale accompagnato dal movimento del tronco, movimento circolare del tronco. Adesso pronti, lo faremo 10 volte ed è Hich. Ritorniamo. Ni. Ritorniamo. San. Ritorniamo. Chi. Ritorniamo. Go. Ritorniamo. Ro. Ritorniamo. Si. Ritorniamo. Hash. Ritorniamo. Go. Ritorniamo. Jo. Ritorniamo. State sempre attenti, vedete che quando io sto quasi a metà del taglio effettuo
no? Lascio, diciamo, continuare il taglio effettuando il famoso movimento destra-sinistra, destra che spinge avanti, sinistra che tira indietro, come abbiamo fatto nel primo esercizio. Adesso cambiamo lato, sempre in tibadacci, ed è hitch, su, mi, su, san, su, ci, su, go, su, ro, su, si, su, hash, su, go, su, giù, su. Molto bene, ragazzi. Allora, come dicevo prima per gli altri esercizi, chi avesse avuto difficoltà può concentrarsi sul primissimo esercizio mostrato, che è quello di taglio. Il video resterà a disposizione. Padroneggiando il movimento di taglio, possiamo poi proseguire con gli altri esercizi mostrati nel video. L'ultimo esercizio di oggi è l'utilizzo ad una sola mano, quindi aumenteremo ancora di più la nostra performance nel movimento circolare del corpo. Quindi Bokuto impugnato nella mano destra, mano sinistra che tiene, si appoggia alla cintura. Nel mio caso, avendo le spalle, la mano sinistra tecnicamente va messa sulla saia, quindi sulla spalla, ed è Kibadachi sempre. Partiamo dalla posizione di partenza per effettuare sempre un taglio diagonale, ma questa volta ad una mano. Ricordiamoci che anche ad una mano il movimento della spalla è quello di essere spinto dalla mano, non è mai, la mano non è mai tesa, non è mai contratta. La mano tiene saldamente la spada, ma il polso non è contratto. Il movimento di taglio avviene proprio con l'utilizzo del polso. Quindi faremo questo movimento, lo faremo 10 volte a partire da adesso, ed è in Kibadachi, pronti, spalle, schiena dritta, spalle ben tese, hitch, ni, san, chi, go, ro, si, hash, go, jo. Bene. Se siete riusciti, possiamo proseguire cambiando mano. L'altra va sempre sulla cintura ed è, partendo dalla posizione sempre di partenza, effettueremo questa volta il taglio in diagonale dall'altro lato. Ed è hitch, mi. Ricordatevi sempre di accompagnare il movimento con una importante torsione del busto. San, chi, go, ro, si, hash, go, jo. Molto bene. Allora, per oggi penso possa bastare così. Concentratevi sui fondamentali. Voglio solo riepilogare i punti fondamentali. Abbiamo detto destra sopra nell'impugnatura del bokuto, del bastone o della spada, sinistra sotto nel tirare, nell'effettuare il taglio.
spingo avanti con la destra, tiro indietro con la sinistra e mi allenerò concentrandomi su questo all'inizio. Abbiamo fatto degli altri esercizi, il metodo deve essere quello di utilizzare i fondamentali, per poter progredire. Gli esercizi ve li ho mostrati, alcuni esercizi proprio di base ve li ho mostrati in sequenza di difficoltà. Non vi resta che praticare e vedrete che poi anche nell'applicazione delle tecniche di kata e nelle tecniche di kumite troverete un importante miglioramento proprio della prestazione e della potenza dei nostri atemi che andremo a portare. Vi ringrazio gli amici di karateka.it per avermi dato la possibilità di diffondere questa rarissima disciplina. Oramai siamo in pochissimi in tutto il mondo a poterla portare avanti e voglio concludere, come da tradizione a cui io sono attaccatissimo, con il classico saluto. Shizen Rei. Grazie.